Sono Flaviano Bianchini, responsabile ambientale dell'associazione Pacciamama di Fabriano. Che cos'è Pacciamama? Pacciamama è un'associazione che si occupa di cooperazione e sviluppo. E noi intendiamo cooperazione e sviluppo di pari passo con l'ambiente. Non possiamo immaginare uno sviluppo che non segua lo sviluppo ambientale e la tutela quindi dell'ambiente. Ed è per questo che abbiamo qua oggi Magalì Rey Rosa, responsabile del collettivo ecologista Madre Selva del Guatemala. Allora Magalì, che cos'è il collettivo ecologista Madre Selva? Madre Selva è un piccolo gruppo di attivisti ecologiche guatemalteche che cerchiamo di fare conoscere le minacce che ce ne sono sopra i nostri ecosistemi e anche di là dei nostri beni naturali. E tu che ruolo hai all'interno del collettivo ecologista Madre Selva? Madre Selva cerca di essere un collettivo, insomma un gruppo orizzontale dove tutti abbiamo delle responsabilità uguali, solo un attivista in più. Magalì, che problemi ci sono attualmente in Guatemala? Ma prima dobbiamo capire che nel Guatemala non si è sviluppato una coscienza ambientale basica. E per questo è difficile di parlare dei problemi ambientali planetari. Ma è stata una distruzione ambientale al nostro ritmo. Con questo voglio dire che noi siamo sviluppati in molti sensi, però anche nella distruzione ambientale anche siamo sviluppati, non l'abbiamo fatto così come voi, per esempio. Però a questo punto c'è una minaccia, ce ne sono delle minacce molto grandi sopra i nostri ecosistemi. E io voglio oggi parlare specialmente di una, che è la minaccia delle transnazionali minerarie, che cercano dei minerali, però soprattutto dell'oro, non soltanto sul Guatemala, ma su tutta l'America centrale. E che ripercussioni hanno sull'ambiente queste multinazionali? Magari sarebbe interessante di spiegare prima che questo tipo di operazione mineraria è quella chiamata a cielo aperto, che vuol dire la distruzione totale di quegli ecosistemi dove si trovano i minerali che le transnazionali cercano, perché loro devono distruggere con gli esplosivi tutto quello che c'è sopra le montagne dove si trova il minerale. E poi è una operazione che si chiama idrometallurgia, che con l'acqua ma anche con delle sostanze chimiche separano le rocce del minerale. In questo caso, in caso dell'oro, quello che usano è cianuro. E questo vuol dire che in più della distruzione c'è l'inquinamento per sempre di acque e di suoli. Distruzione che inoltre avviene in ecosistemi particolarmente delicati, dove tropicali, sappiamo che ricchissimi in biodiversità. Nel Mesoamerica, che è un territorio piccolo, c'è il 10% di tutta la diversità biologica del mondo. E sappiamo inoltre che sono terreni che stanno lì da miliardi di anni e quindi sono adattati alle specie che ora vi vivono, e quindi non c'è poi la possibilità di ripristinarli, giusto? Per questo questa distruzione è irreversibile. E oltre alle ripercussioni ambientali, queste miniere, queste azioni avranno sicuramente ripercussioni sociali, anche perché le popolazioni indigene vivono in stretto contatto con l'ambiente, quindi ci sono ripercussioni sociali in tutto ciò? Se nella Mesoamerica c'è il 10% della ricchezza biologica, anche in Guatemala ce ne sono più di 23 etnie maya, popoli indigeni, molti piccolissimi, che hanno sopravvissuto tutta questa storia di sfruttamento che i conquistatori hanno portato all'America. E adesso queste popolazioni che sono già impoveriti da più di centinaia di anni, allora verranno anche più impoveriti, perché i loro territori saranno sfruttati da compagnie transnazionali. E questo impoverimento non gli appartiene. Dalla cosmovisione maya, la distruzione della madre terra non ci va.
La madre terra sarebbe poi la Pachamama, che è poi la nostra voi associazione. Voi la chiamate Pachamama, da lì, questa è una parola quechua, vero? Da noi è la madre terra, che è lo stesso. E per gli indiani, i popoli indiani, distruggere la madre terra non ha nessun senso. Per questo, per esempio, nella nostra legge, nelle nostre leggi miniere, il 1% delle regalie dello sviluppo miniero è per Guatemala, il 99% è per la transnazionale. E si parlava fra poche settimane di fare più regalie per Guatemala, ma loro dicono, per noi non è un, no, i soldi non fanno conto, per noi è la vita che conta. E la distruzione della vita e anche la distruzione delle sue culture. E i popoli indigeni si sono mossi in qualche maniera per evitare questa distruzione? Diciamo, sono... Cercano di, fare di muoversi, però il nostro governo sfortunatamente ha dato il suo appoggio alle compagnie miniere. Ma le compagnie minerarie comunque portano qualcosa al paese? Sì, claro, portano inquinamento, distruzione, portano dei posti di lavoro, ma pochissimi. Per esempio, noi sappiamo che ce ne sono più di 350 richieste di sviluppo minerario. C'è una che è già firmata dal governo, in questa che sfrutterà 20 km quadrati in territori indigeni, trae al paese. Porta al paese. Porta al paese 200 posti di lavoro. Però minaccia un territorio dove abitano più di 30.000 contadini guatemaltechi che sono già poveri. Inoltre questi posti di lavoro sono solamente a tempo breve. Dieci anni è quello che... E poi sono posti di lavoro di bassa manovalanza, di aiuto. Ma questi posti di lavoro sono per... manovali. Destruire le montagne e mettere veneno. In tutto questo ci sono speranze di cambiamento? Si sempre, vede la luce? Ma guarda, sempre ce ne sono speranze. E io specialmente credo in miracoli. Se noi sappiamo che ce ne sono dei popoli indigeni, questo potrebbe essere un fatto di unione tra i popoli, perché in più di 24 nazioni indigene diverse è stato difficile mettersi d'accordo. Però questa idea della madre terra ci appartiene a tutti. E io credo che potrebbe essere un fattore di unione. Ma anche io credo che tutto lo sforzo umano che si può añadire è buono. Io sono ottimista perché Guatemala è un paese molto speciale, molto ricco in natura, in ricchezza culturale. Io credo che sì, che ce ne sono delle speranze. Però anche voglio dire che la Chiesa Cattolica ha adottato una posizione pubblica aperta molto forte in contro di questo tipo di sviluppo, perché loro capiscono che questo non è lo sviluppo che la gente vuole. E la Chiesa Cattolica ha un potere forte in Guatemala? Sì, fortunatamente sì, ha un potere forte. E la comunità internazionale che ruolo ha in tutto questo? Si è mosso qualcuno dall'esterno del Guatemala? È difficile parlare dalla comunità internazionale perché Guatemala è molto vicina agli Stati Uniti. E la comunità internazionale non è parecchia. C'è una differenza fra gli Stati Uniti e il Canada, che le minerarie che sono conosciute adesso sono canadiensi e degli Stati Uniti, alla Unione Europea, per esempio. E noi abbiamo la speranza che la comunità europea possa avere un ruolo importante in ascoltare la voce dei popoli indigeni che dicono non vogliamo le minerarie a nostri territori. Cosa possiamo fare noi da qua per aiutare i popoli indigeni? Bene, io credo che siamo tutti in una sola terra. Adesso quei problemi che noi viviamo lì ci appartengono a tutti. Però anche ce ne sono altre cose. Per esempio nell'uso dell'oro, 80% dell'oro è fatto per gioielli, per cose così. Quando uno acquista quel pezzo di oro deve pensare che
le minerarie non soltanto in Guatemala, ma dappertutto adesso minacciano i popoli indigeni dell'Africa, dell'Asia, dell'America Centrale e dell'America Latina. Questo è un punto. Un altro è che ce ne sono delle compagnie anche italiane, perché quelli che fanno adesso i tunnel per andare in su sono italiani, in giù sono italiani. Ma anche voi potete anche scrivere delle lettere al nostro presidente, al Banco Mondiale, al Parlamento guatemalteco, all'Unione Europea, per fare la nostra voce più conosciuta, ma anche per dire, perché a noi ci chiamano terroristi. Noi siamo i terroristi che non vogliamo lo sviluppo del Guatemala, ma noi crediamo che questo non è uno sviluppo. Questo è mettere i popoli che sono poveri anche in più povertà, in miseria, perché l'operazione mineraria minaccia soprattutto l'acqua. E si può vivere senza oro, ma non si può vivere senza acqua. Hai parlato di Banco Mondiale. Che cosa fa la Banca Mondiale in tutto questo? In questo caso, specificamente la Banca Mondiale, però non la Banca Mondiale direttamente, però l'IFC. Hanno dato un prestito, si dice prestito? Prestito. Un prestito di 45 milioni di dollari alla impresa mineraria, perché è politicamente pericoloso operare in un paese come il nostro. Io credo che se la Banca Mondiale è davvero contro la povertà, loro quel prestito lo daranno ai popoli indigeni per veramente svilupparsi, ma nella loro cultura, sì, sì. E la loro cultura coincide col rispetto della madre terra. Alla madre terra, vero. Chi lotta contro queste multinazionali, chi lotta per l'ambiente, per la madre terra, contro lo sfruttamento minerario, lo sfruttamento dell'ambiente in genere, lotta tranquillo o rischia qualcosa? No, in un paese come Guatemala si deve capire che prima di tutto è un paese dove la violenza è ancora la parola del giorno, ma anche noi che lottiamo in contro dei transnazionali siamo stati etichettati da funzionari del governo come terroristi, come gente che non capiamo niente, che siamo pazzi e che vogliamo fermare lo sviluppo. Però peggio di quello, specialmente dopo gli incidenti terroristici agli Stati Uniti, siamo stati propriamente etichettati come ecoterroristi. Al Qaeda guatemalteca. Alla stregua di Bin Laden. Sì. Bene, grazie Magali. Prego.